All'indomani del funerale di Ortenzo Bruni, l'operaio ascolano della Scandolara, deceduto la scorsa settimana dopo essere caduto da un trabattello mentre era a lavoro, alcuni lavoratori della stessa azienda e le organizzazioni sindacali hanno manifestato questa mattina proprio davanti allo stabilimento di Campolungo per chiedere che venga garantita una maggior sicurezza all'interno delle fabbriche del territorio. Da qui noi vogliamo ovviamente ripartire affinché all'interno della stessa fabbrica quello che è accaduto non accada mai più e che si lavori costantemente ogni giorno in sicurezza. Ma anche partendo appunto proprio da Scandolare, proprio da questa situazione ovviamente eccezionale che è avvenuto, noi vorremmo ecco, indire ecco, una manifestazione, un evento diciamo provinciale proprio che riporti in risalto la necessità di non abbassare assolutamente la guardia all'interno dei posti di lavoro sulla salute e sicurezza. Purtroppo il problema della sicurezza sul lavoro è diventata una piaga in questo paese. Ogni giorno contiamo oltre mediamente 3 morti al giorno, con picchi anche di 7-8 nella stessa giornata. Questo non è più accettabile, anche perché dai numeri dell'INAIL vediamo che negli ultimi anni la situazione non tende a scendere. La tragedia di Bruni, sulla quale fra l'altro sta indagando anche la Procura, ha sconvolto tutti e bisogna fare il possibile affinché non si verifichino più situazioni del genere. Confido sugli organi preposti, la ASL, l'Ispettorato, la Magistratura, e auspico che facciano il loro dovere sino in fondo, accertando quello che è accaduto, ricostruendo quello che è accaduto, accertando eventuali responsabilità e perseguendo eventuali responsabili, di quello che è accaduto in questa azienda. Questo lo dobbiamo innanzitutto ai familiari, di Ortenzo Bruni, che è deceduto, lo dobbiamo anche per tanti lavoratori che da domani rientrano in fabbrica e non possono ogni giorno pensare di andare in fabbrica e non tornare a casa.